facciamogli un grande applauso, di Fausto Tricarico. Nato a Crona nel 1953. Sono veramente contento di questo entusiasmo, poi capiremo perché. Sentiamo adesso la nomination. Nato a Troia nel 1953, ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1971 col massimo dei voti a Napoli, dove si è laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode, nel 1977 con una tesi sperimentale sulla biosintesi degli ormoni tiroidei. Sempre col massimo dei voti ha conseguito le specializzazioni in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, in tecniche semiologiche speciali chirurgiche, l'idoneità nazionale a primario di chirurgia generale, il diploma di scuola superiore di chirurgia laparoscopica e mininvasiva e di chirurgia epatica. Dal 1996 è direttore della divisione di chirurgia d'urgenza degli ospedali riuniti di Foggia, ove con le sue doti umane e professionali ha costituito un'esperta equipe medico-chirurgica che gode della fiducia dei pazienti e della stima dell'intero ospedale. Brillante organizzatore di numerosi ed importanti convegni e corsi di aggiornamento in ambito regionale e nazionale, uno dei quali, sul cancro del retto, ha voluto che si svolgesse a Troia con la partecipazione dei più bravi chirurghi, oncologi e radioterapisti d'Italia. È relatore, moderatore e presidente di sessione a numerosi congressi nazionali e docente di chirurgia alla Scuola Infermieri Professionali, iscritto a varie società scientifiche presso le quali ha rivestito cariche sociali e nazionali, consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma e coordinatore nazionale per la chirurgia d'urgenza dell'Associazione Nazionale Chirurghi Ospedalieri Italiani. Premia il sindaco Edoardo Beccia. Alla fine il sindaco una decisione poi l'ha presa. Comunque adesso sentiamo un attimo Fausto. Chiaramente c'è un po' di emozione per vedervi così numerosi qua, certamente per uno che è di Troia è una sensazione importante. Diciamo pure che su di un palco mi sento leggermente a disagio. C'è una lampada, la scialitica, però manca un po' di verde e manca il silenzio della sala operatoria, quindi dove probabilmente sono più a mio agio. Quando c'è una manifestazione di questo tipo, un riconoscimento di questo tipo, chiaramente viene fuori un po' di riflessioni. E oggi pensavo a che cosa avrebbero potuto chiedermi o che cosa avrei potuto dire. E allora i pensieri vanno chiaramente innanzitutto alla città di Troia che mi ha dato i natali. Poi ho pensato per un attimo all'importanza dell'educazione che noi abbiamo ricevuto e quindi per poter realizzare qualche cosa si parte da lontano e si parte innanzitutto dall'educazione dei genitori. Allora il primo pensiero mio è andato a padrono Pep e a donna Ninetta che mi hanno dato la formazione, permeata sicuramente anche dall'aspetto dei missionari, perché noi abbiamo vissuto con i missionari e nei missionari, quindi questa è un'ulteriore occasione di gioia. Poi per cercare di costruire questo qualcosa ci stanno tante altre componenti. Una componente importante della mia vita è stata anche mia moglie, che per 40 anni abbiamo fatto vita comune, la sua dolcezza, la sua perseveranza, la sua, insomma, il suo bene, la sua disponibilità, la sua dolcezza soprattutto. Poi la mia famiglia, cioè i miei figli sono in questo momento in giro per il mondo, però loro idealmente stanno qui su questo palco dove dovrebbero stare tutte queste altre persone che ho citato. E poi per ultimo, ma non per importanza, in tempi dove arrivare in ospedale la mattina vi garantisco che è molto difficile, oggi ci stanno questi venti così di fronda nella sanità, ci stanno tante difficoltà, allora arrivare la mattina bisogna arrivare con molto carichi, ma io ci arrivo talmente carico perché so che posso incontrare nel mio reparto dei collaboratori validissimi, mi riferisco ai medici e a tutto il personale infermieristico che collabora con me in una maniera meravigliosa, cioè
sto facendo un percorso così bello, così importante, anche perché ho la gioia di incontrare delle persone che credono in me, che insieme abbiamo costruito, direi, sicuramente una realtà bella nell'ospedale di Foggia. Sicuramente un fiore all'occhiello, l'ho detto in tantissime occasioni e lo ripeto, ma soprattutto è lui il maestro, quello è il grande Fausto Trigarico, che ama la sua città e i suoi compaesani. Andatene fieri per questo, facciamogli un grandissimo applauso. Ok, benissimo. Allora, Edoardo Beccia. Ha detto è un piacere grosso, lo ripetiamo perché non si sente. Le cose dette non riescono poi a racchiudere tutto quello che non solo abbiamo condiviso, ma che pensiamo ancora di condividere. Facciamocelo come un augurio reciproco. Benissimo, allora ringraziamo. Allora, adesso un altro